Buongiorno a tutti, io sono Sean e questo è Salt, il canale che tratta di sport e altri argomenti interessanti. Oggi siamo in un mix tra ciclismo e viaggio, ovvero il cicloturismo. E questo è il mio terzo giorno in Francia e spero di condividere con voi dei luoghi particolari e speciali. Quanto riguarda le esperienze culinarie, finora non sono state cattive, anzi, e degni di nota è stato un ristorante sushi a Fréjus gestito da un signore che per metà era italiano, e nella cucina c'era un mix di etnicità, perché c'erano un paio di persone giapponesi, una cambogiana e una vietnamita. Io sono stato sia in Cambogia che in Vietnam e devo dire che la cucina vietnamita è tra le mie preferite. Anche se può sembrare simile a quella cinese, ha la sua identità ben definita. Questa è una bella rotonda del traffico francese con un castagno secolare che non viene abbattuto ma viene integrato. Per le certaine température, normalement c'est 20 degrés pour un lactique, c'est 20 degrés pour un lactique. Après on ajoute la présure, on laisse 24 heures, on attend que le cahier se fasse. 24 heures, c'est oui, beaucoup. Parce que c'est un lactique, oui. c'est pas une tome à pâte pressée, c'est un lactique. Si c'est une tome à pâte pressée, c'est plus rapide. C'est plus rapide, voilà. Après, une fois qu'il a été démoulé, au bout de 6 heures, on le retourne, on le sale. Voilà. Signora, ci ha dato una lezione di caseificazione in francese, ci ha spiegato che i tomini di capra sono freschi oppure a crosta fiorita. Rispetto alle lavorazioni di vacca, si prende il latte, si riscalda intorno ai 20 gradi centigradi, si aggiunge del caglio e si lascia coagulare per addirittura 24 ore, quindi è una coagulazione per ottenere un formaggio lattico abbastanza acido, quindi quasi simile allo yogurt. E poi si va a colare negli stampi la cagliata dopo averla rotta, si aggiunge il sale e nel caso, diciamo, della versione sec si lascia riposare e si lascia che una crosta fiorita si formi nel giro di circa 2 settimane. Naturalistico assolutamente avvincente, siamo in mezzo ai boschi, non si avverte più il caldo soffocante del mese d'agosto. L'atterraggio perfetto. Rue de l'Église e Rue de l'Égalité. Pas la même chose. Encore une fois, je suis venu sur ce recoin de terre, en ce plan de la vallée, qui aurait pu appartenir à n'importe quel pays du monde. Et je regardais le ciel, pas un nuage. La saison vient de changer. Déjà le sang est monté le vent. La biblioteca telefonica. Orient
Orient Express. Cette tour était érigée en 1444, horloge installée en 1547. Il s'est posé sur ma joue comme pour me dire: hé, hey, toi aussi, tu as vu les shiny fliegen? Je ne sais pas si c'est le charme ou le râle du soleil couchant. Mais vous faites du camping aussi? Moi aussi, le même. La nature, mais j'ai pleuré. Pleuré sur plein film. Cette fragile seconde où tout se rejoint. Sono arrivato a Cuges, un posto pieno di storia. Di fronte a noi c'è quella che è la casa comune del paese, è fondata nel 1400 e poi nel 1600 è stato fatto questo lavatoio dietro la fontana e ancora nel 1794 in questo posto si è sposato Giuseppe Bonaparte, che poi è diventato re, e ancora nel 1800 la fontana è stata costruita ed è stato restaurato il lavatoio. C'è la torre campanaria con l'orologio e nel 45 è diventato un teatro della Seconda Guerra Mondiale, e quindi adesso questa è la Piazza della Liberazione. Ho attraversato il piccolo paesino di Roquefort. Avrò per sempre il dubbio che abbia o non abbia a che fare con il famoso formaggio. Voilà l'église de Cassis. Attenzione, mamma, ich freunde, und die Freude, die da war. Tout peut s'arrêter, commencer. Moi, je suis prête. Du, bist du bereit? Come on, everybody, on y va. Now.